Tecniche di ricerca subacquea. Nel caso di un subacqueo disperso, l'obiettivo di ogni squadra di ricerca subacquea è quello di compiere una perlustrazione sistematica ma veloce di un'area definita. Il percorso a greca, ben descritto nel manuale del corso Advanced Open Water Diver PSS, può essere valido, soprattutto se più squadre agiscono contemporaneamente. Infatti le diverse squadre possono partire dallo stesso punto ma su direzioni diverse, coprendo in poco tempo una vasta area. Anche il sistema a cerchi concentrici può andare bene, come pure quello a spirale quadra. La scelta della tecnica di ricerca deve essere fatta in base alle condizioni logistiche e ambientali. Quando una squadra di soccorso ritrova il subacqueo disperso, deve immediatamente avvisare gli altri, segnalandolo all'eventuale apneista che li segue in superficie, o lanciando un apposito pedagno di segnalazione che sarà rilevato dalle vedette. La squadra che ha ritrovato il subacqueo disperso deve valutare la situazione per capire cosa ha prodotto la separazione dal compagno e dal gruppo. Se il subacqueo è in difficoltà, bisogna verificare lo stato di coscienza e l'eventuale presenza di respiro. Se non è cosciente, vanno applicate le procedure apprese nel modulo precedente. Se è cosciente e respira, ma è bloccato, va immediatamente controllata la sua riserva d'aria. Nel caso sia prossima ad esaurirsi, un soccorritore gli passerà il suo secondo stadio ausiliario, mentre l'altro lo libererà. Appena possibile, si inizierà la risalita, effettuando le eventuali soste di decompressione di emergenza.